E bentornati su Rete 8 con il consueto appuntamento con la cucina. Anche oggi vi saluto da Zunica insieme al nostro giovanissimo chef Attilio De Santis. Buongiorno. Allora, oggi siamo proprio nel tuo ambito. Sì, sì, e sì. Ci preparerai un dolce. Sì, un dolce acido. Infatti questo piatto si chiama dolce acidità, quindi utilizzeremo del rabarbaro in primis, sì. Rabarbaro pulito, cotto a 60 gradi per un'ora, con il proprio estratto un po' di moscato, un po' di noce moscata. Useremo una gelatina di sempre di rabarbaro che abbiamo fatto addensare naturalmente, un estratto di rabarbaro, poi la parte amara, una meringa bruciata semplice bianca, una meringa alla cannella, la parte dolce, un lampone disidratato, un rabarbaro disidratato anche questo a 60 gradi per 2 giorni, un crumble al limone che riporta anche tanta acidità, uno yogurt a cui abbiamo estratto la parte magra, quindi l'abbiamo fatto scolare per 2 giorni, abbiamo ottenuto solamente la parte solida, e infine il nostro gelato. Gelato al lampone, sì, sì, okay. Stabilizzato. Questo che finirà il piatto. Ma quanto sì. È bello! Qui abbiamo, sì, abbiamo. Generalmente il rabarbaro è rosso, una volta pulito diventa bianco. Noi abbiamo voluto ridargli il proprio colore usando proprio l'estratto di rabarbaro. Quindi diciamo che sembra crudo, diciamo. Ecco. Sai che non l'ho mai mangiato? Non so che sapore ha. Molto acido. No, in cottura molto acido. Considera che le foglie ai tempi venivano usati come medicinale, molto molto acido. Quindi fa anche bene. Sì, 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 molto. Non in quantità eccessive come tutto, ma... Vabbè, come tutto, sì, certo. Sì, l'equilibrio, sì, deve essere, sì, sempre un po' il mantra. Sì. Allora, iniziamo a fare questo dolce. Questo dolce non dolce. Questo dolce non dolce, sì. Ok. Iniziamo con una gelatina che verrà posta sotto, gelatina al rabarbaro, ecco, il proprio estratto. Come si fa? Molto velocemente. Molto velocemente. Questa è una gelatina a cui è stata aggiunta, è un succo a cui è stata aggiunta colla di pesce, okay. Generalmente 3 grammi per 100, diciamo, okay. Per 100 di liquido. Abbiamo portato a bollore, prima abbiamo ammorbidito la gelatina di pesce con del ghiaccio e dell'acqua. Abbiamo buttato la gelatina nel succo, l'abbiamo stesa su una parte liscia e l'abbiamo fatta rapprendere, okay. semplicemente, ecco. Ok. Ecco, questo è un po' lungo come sì, diciamo, un po' lungo come molto preparazione. Strutturato, sì. Però bisogna comunque semplicemente preparare gli ingredienti con anticipo, sì, e sì, poi sì, va, sì, sì, insomma, montato va assemblato, sì, al sì. Momento. Continuiamo con una terra al limone, un crumble al limone, semplice crumble al limone, burro a temperatura ambiente. Ecco, questo come si fa? Burro a temperatura ambiente, sì. Diciamo un 50% di burro, zucchero di canna e farina. E mescoliamo farina. Il tutto in forno a 175 gradi, 40 minuti. Sbricioliamo e abbiamo questa pseudo terra, diciamo. Ecco. Ok, quindi uguale proporzione di burro e farina. Sì, giusto? Uguale proporzione di burro e farina, okay. E aggiungiamo il 50% di zucchero. E anche zucchero. Okay. Okay. Zucchero quindi di canna per lo più. Zucchero di canna, quindi anche questa è un'operazione, sì, molto semplice. Sì. Poi ti chiederò di raccontarci ogni volta che tu andrai ad aggiungere, okay, un elemento, ci dirai, okay, un po' come, okay, si fa. Ok, ok. Procediamo con il nostro rabarbaro, come abbiamo detto prima. Ma il rabarbaro dove si trova, naturalmente? Beh, il rabarbaro si coltiva anche in Italia, per lo più in Italia non viene tanto utilizzato. Io questo vegetale l'ho scoperto in Inghilterra, perché loro sono amanti. Ah, perché hanno... tu hai fatto, sì, un'esperienza importante, sì, a Londra, sì, sì, giusto? 2 anni. Quanto è bella Londra, vogliamo, sì, dire, sì, sì. Una grande città, sì, bella, sì, bella. Sì, molto multietnica anche. Sì. Semplicemente il rabarbaro cotto con il proprio estratto, possiamo anche bollirlo volendo e poi lo condiamo con un semplice estrattore di casa, estraiamo il suo succo e lo condiamo con questo, un po' di moscato, okay, e otteniamo appunto il proprio colore lasciandolo a bagno. Bellissimo. Per un quarto d'ora, sì. Bellissimo. Torniamo al colore, al suo colore, ecco. Quindi tu praticamente hai avuto modo di conoscere questo prodotto proprio, sì, grazie alla tua esperienza, sì, in Inghilterra. All'estero, sì, in Inghilterra. Lì lo utilizzano tanto, quindi. Sì, loro, come noi usiamo, come a casa le nostre mamme fanno le torte di mele, sì, lì si usa fare questa torta al rabarbaro. Dai, sì, sì, sì. Si fa un crumble simile e poi si usa molto burro, loro sono amanti del burro. Sì, tantissimo. E si ottiene questa
pseudo torto di miele però con rabarbaro, ecco. Quindi praticamente vanno a togliere completamente la parte acida, però. Sì, però in cottura ce ne abbiamo sempre un pochino. Molto buona con un gelato freddo vicino, va mangiato calda. Sono curiosa. Quindi... mi hai proprio incuriosita, sì, guarda, sì, con questa cosa del rabarbaro. Ok, procediamo, andiamo con lo yogurt magro a cui abbiamo estratto la parte liquida. Semplicemente mettendolo in frigorifero a scolare su uno chinois a maglie fini. Okay. Abbiamo questa parte dura. Faremo 4-5 spuntoni qua e là per coprire la nostra gelatina, perché deve dare anche un effetto di stupore. Ok. Una volta aggiunto lo yogurt, procediamo con la meringa. Questa è una classica meringa bianca, meringa all'italiana. Di conseguenza acqua e zucchero portati a 121 gradi. Messa a filo sull'albumo che monta, fatta raffreddare, stesa su un silpat o una carta da forno, fatta seccare a forno a 60 gradi per 3 ore. Ok, e a 60 gradi per 3 ore diventa quasi bruciata. Diventa bianca, noi la estraiamo dal forno e la bruciamo con un cannello. Ah, ok, semplicemente. Quindi viene bruciata, sì, a parte. Gli zuccheri, okay, salgono su e abbiamo questa patina nera che è molto amara. Però amara sta, e dolce. Però sì, sta bene, sì, nella, sì, un bel contrasto. Sì, sì. L'aggiungiamo nel nostro dolce, qualche pezzettino qua e là. Cavoli, Attilio, però che fantasia. Sì, sì, molto, molto ben strutturato, molto fine. Alla fine si vedrà appunto un bel dolce che andrà a coprire questa gelatina, sì, di cui non abbiamo minima idea che ci sia sotto. Sì, 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 sì. Continuiamo con la meringa. Che bella questa. Ok, questa meringa ha lo stesso procedimento dell'altra, sì, quindi una meringa all'italiana, acqua e zucchero 121 gradi. A cui abbiamo aggiunto il nostro lampone disidratato. Lampone disidratato che viene disidratato a 60 gradi per circa 4 ore. Okay. E abbiamo aggiunto un po' di cannella. Che bello. Semplicissimo. Bellissimo. Sempre a 60 gradi, 3 ore. Questa sarà la nostra parte chiara. E soprattutto anche la nostra dolce. Parte dolce, bravissima. Praticamente, vedi se sono brava. Mm. Allora, la parte dolce, le parti le dolci parti sono dolci. Questa meringa, sì, e il crumble. Sì, sì, sì. Finora. Sì, 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 sì. Poi anche il gelato ci sì, sarà. Sì, sì, ci sarà anche il gelato che avrà sì quindi una nota acida. Bei contrasti, sì, bei contrasti. Proseguiamo con il nostro estratto di rabarbaro. Sì. L'estratto di rabarbaro è semplicemente l'estratto che abbiamo usato prima per fare la gelatina. Okay. Semplicemente è stato bollito, portato a bollore fino a quando gli zuccheri non sono saliti su, diciamo, e si è addensato naturalmente grazie ai propri zuccheri, ecco. Ha una parte dolce e una parte acida, è un bel connubio di contrasti. Bene. Aggiungiamo questa, aggiungiamo anche in questa parte, qualche goccia qui e là, che richiama anche il colore del rabarbaro. Io adoro i contrasti, sì, a me sì piacciono tanto. Sì, sì, anche a me, molto. Proseguiamo col nostro lampone disidratato, come abbiamo detto 60 gradi per 3 ore. Aggiungiamo qualche pezzo qui e là. A parte che, scusa, posso dirlo, è un dolce molto femminile perché sì, questo colore sì, è sì, meraviglioso. Sì, sì. Cioè, noi anche, donne fa impazzire sì, solo all'occhio. Sì, eh? Sì, anche a livello di palato, anche perché diciamo l'occhio vuole la sua parte. Ecco. Bellissimo, cioè proprio a livello cromatico sì, è molto molto bello. Proseguiamo con la nostra cetosella. Cetosella perché? Perché appunto il nome spiega la foglia. Sì. Parte acida, dà molto colore il verde che sì contrasta con il esatto rosso, anche lui è una parte rossa al centro, la sua venatura. Aggiungiamo qualche foglia qui e là. Ok. L'ultima parte, prima del gelato, abbiamo questo rabarbaro disidratato, 60 gradi sempre per 3 ore. Tiene il suo colore perché la disidratiamo a una temperatura bassa, ne useremo una per dare anche quella parte crispy, diciamo. Sì. Ok. Sì, sì. Ma che bello. Concluderemo con il nostro gelato. Allora, questo è un gelato fatto da noi. È un sorbetto praticamente. Sì, un sorbetto. Senza latte, senza latte. Abbiamo usato in questo caso uno stabilizzante, ma anche senza quello, diciamo, va benissimo. Non è un okay problema. Un estratto okay di lampone, semplicissimo, nessuna aggiunta di zuccheri. Che bello. Questo è il risultato ottenuto con il nostro cucchiaio e con un po' di acqua calda. Adesso faremo una quenelle. Passaggio molto complesso. Prendiamo il nostro gelato e andremo a fare questo lavoro aiutandoci con il bordo. Riscaldiamo la parte sotto
fino a quando il nostro gelato non verrà via dal cucchiaio. Da solo, ok. Quindi non dobbiamo aver paura di sporcarci le mani. Ah, quindi lo andiamo a mettere proprio sopra il crumble. Wow. E lo poniamo sopra il crumble. Mazza, che meraviglia! E abbiamo il nostro dolce, molto femminile. Molto femminile, sì. Lo dedichiamo a tutte le donne. Sì. Tutte le donne che ci seguono. Veramente, ci ha preparato un dolce proprio femminile. E devo dire, guarda, anche abbastanza facile. Ovviamente dobbiamo comunque riuscire a preparare tutto con anticipo, avere un po' di tecnica, un po' di conoscenza. Sì, normale. Però devo dire che insomma è veramente molto molto bello. Grazie. Complimenti al nostro Attilio. Grazie mille. E voi? Grazie a voi. Continuate a seguirci tutti i giorni e aspettiamo su Rete 8. Le cipolle contengono gli enzimi che stimolano il metabolismo e la digestione. Cipolle sono fortemente depurative, diuretiche. In più influenzano positivamente su avere bassi livelli del colesterolo.